Sono pronti i professionisti a correre il rischio? Sì, sicuramente il tema del congresso è un tema più generale, lo slogan è correre il rischio, ma parliamo di rischio in senso alato. Uno dei moduli a cui parteciperò io come rappresentante del Consiglio nazionale è proprio sui modelli organizzativi per esercitare la professione. Qui non è che siamo pronti a correre un rischio, il tema è che l'andamento del mercato dei servizi professionali in Italia, l'evoluzione che ha avuto in questi anni questo mercato, pone la categoria degli ingegneri di fronte a un bivio: o corriamo il rischio di affrontare il tema di modelli organizzativi dell'esercizio della professione, quindi di modelli professionali diversi da quelli che abbiamo avuto fino ad oggi in passato, o c'è il rischio che la professione, almeno come l'abbiamo esercitata fino ad ora, finisca in questo paese. Quindi a 360 gradi parleremo anche dei nuovi modelli organizzativi, sia dal punto di vista della rappresentanza, della categoria, penso al sistema ordinistico, ma anche e soprattutto dei modelli organizzativi per esercitare oggi questa professione. Recentemente il Corriere della Sera ha pubblicato una notizia abbastanza forte: un'azienda torinese ha scelto di retribuire 600 euro al mese per una figura professionale come quella dell'ingegnere. È un mercato che sta andando verso il basso, il vostro? Io ho avuto l'onere e l'onore di seguire l'andamento del mercato dei servizi di ingegneria e architettura sia nel precedente consiglio che in questo consiglio. Il mercato dei servizi professionali, cioè di quelli che esercitano la professione in modo autonomo, di quelli che noi chiamiamo liberi professionisti. Questa vicenda è una vicenda che invece si lega al mondo dell'esercizio della professione sotto forma di lavoro dipendente. Bene, però da questo osservatorio privilegiato posso sicuramente affermare, senza essere smentito, che il mercato, gli operatori che operano in questo mercato, come oramai si chiamano gli ingegneri, i liberi professionisti, e le loro strutture professionali, in qualsiasi forma esse si esercitano, soffre di una sorta di nanismo organizzativo. Gli ultimi dati a disposizione, che risalgono al censimento dell'industria e dei servizi del 2011, ci dicono che il 99% di queste strutture professionali sono costituite da professionisti singoli. Ci sono pochissime strutture, anche organizzate in forma societaria, che hanno più di 14-15 dipendenti o collaboratori fissi in questo paese. Bene, nonostante ci sia stato per effetto della nuova normativa e del nuovo codice dei contratti, grazie anche alle azioni che ha fatto il Consiglio nazionale degli ingegneri, partendo proprio da questi dati, nonostante c'è stata una forte ripresa del mercato dei servizi dell'ingegneria e dell'architettura nel settore delle opere pubbliche, che si attesta ad un anno di applicazione del codice a più del 40%, ma nei primi mesi del 2017 oltre il 150% dei mesi dell'anno precedente, il mercato si distribuisce, non si apre, e si distribuisce sempre tra gli operatori di medie e grandi dimensioni. Addirittura aumenta la fetta del mercato assorbita dagli operatori di grandi dimensioni. Nonostante i requisiti di partecipazione, per effetto del nuovo codice si sono pressoché dimezzati. Quindi il tema del lavoro professionale è quello della costruzione di nuovi modelli organizzativi.